ma soprattutto per l'interesse di tante mamme, amiche e conoscenti di Consuelo, che volevano che rimanesse qualcosa di tangibile in questa scuola, il ricordo della loro amica. Ora, il mio pensiero va a quella mamma, Consuelo, che la sorte ha costretto a lasciare prematuramente i suoi cari, e a tutte quelle mamme che vivono e hanno vissuto un percorso simile. Quando Giovanna, amica di Consuelo e nostra maestra di giardinaggio, mi ha comunicato che lei e un gruppo di amici volevano lasciare un segno nella nostra scuola, nel ricordo di Consuelo, ho accettato con l'entusiasmo di una mamma che fa tutto per i propri figli, ma anche momenti difficili, ma che riusciamo a superare con l'aiuto dei nostri bambini. Ed è proprio questo che ci fa guardare al futuro con occhi diversi e ci dà la forza per andare avanti, perché la priorità diventa il futuro. Fare qualcosa per i nostri figli vuol dire che si sta pensando al loro futuro, alla loro crescita, sia morale che fisica, ed è certamente per questo che diventeranno adulti, con valori come la solidarietà e la condivisione. Il progetto Consuelo si è inserito nella programmazione annuale, la cui tematica è stata quella dell'arte e delle sue espressioni. Un laboratorio creativo dove alcuni artisti locali hanno donato la loro professionalità per accompagnare i bambini a colorare e decorare pannelli di legno che rivestono il porto la vigilia della festa internazionale della mamma. Ora concludo raccontando un'immagine che ho di Consuelo, che è rimasta un po' nel mio cuore. Consuelo che arriva per assistere alla recita scolastica insieme agli altri amici, perché ancora il suo bambino non frequentava. Consuelo aveva ormai i segni tangibili della malattia che l'aveva colpita e aveva, mi ricordo, la mia attenzione è andata al suo sguardo che era velato, ma alla fine della recita il suo sguardo si illuminò di immenso. L'emozione, la felicità per aver visto probabilmente i bambini recitare insieme e probabilmente il desiderio che aveva che il suo bambino frequentasse in futuro questa scuola, la speranza cancellava tutta la sua sofferenza.